Libro di Giosuè, capitolo 14, dal verso 6. Ora i figliuoli di Giuda s'accostarono a Giosuè a Gilgal, e Caleb, figliuolo di Gefunne, il Chenizzeo, gli disse, «Tu sai quel che l'Eterno disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Cades Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo dell'Eterno, mi mandò da Cades Barnea ad esplorare il paese, e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. Ma i miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, mentre io seguii pienamente l'Eterno, il mio Dio. In quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figliuoli in perpetuo, perché hai pienamente seguito l'Eterno, il mio Dio. E ora ecco, l'Eterno mi ha conservato in vita, come aveva detto, durante i 45 anni ormai trascorsi da che l'Eterno disse quella parola a Mosè, quando Israele viaggiava nel deserto. Ed ora ecco che ho 85 anni, sono ancora oggi robusto come ero il giorno che Mosè mi mandò. Le mie forze non sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Ora dunque, dammi questo monte del quale l'Eterno mi parlò quel giorno, poiché tu disti allora che vi stanno degli Anakim e vi sono delle città grandi e fortificate. Forse l'Eterno sarà con me e io li caccerò, come disse l'Eterno. Fino a qui la lettura della parola del Signore. E fermiamo la nostra attenzione sul verso 12, la prima parte. Ora dunque dammi codesto monte. Ora dunque dammi questo monte. Il passo che abbiamo letto è un passo che ci dice come la stessa cosa possa essere valutata in modo positivo o in modo negativo. E io vorrei parlarvi dell'ottimismo della fede stamattina, che non è pensiero positivo, di cui la gente parla tanto. Abbiamo visto venendo un grosso manifesto, pensate positivo. È un'altra cosa. Il pensiero positivo è soltanto il risultato di una forma di psicologia. Invece la fede produce ottimismo. L'ottimismo della fede è qualcosa di completamente diverso. E qui abbiamo un uomo che per la sua età dovrebbe essere pessimista. Un altro, sempre nell'Antico Testamento, dinanzi all'invito di Davide di andare per essere suo ospite per il resto della vita, aveva pure 5 anni meno di Caleb, disse: ma io che posso fare? Non sento più i sapori, non ho l'udito per ascoltare bene la musica e goderne, che venga a fare? La mia vita è breve, fammi stare a casa mia, perché se vengo da te, Davide, io sarò di peso a te. Prendi mio figlio, portalo con te. Caleb invece non cede. Quell'uomo di cui ho parlato si chiamava Barzillai, che era un pessimista, ma invece Caleb ha l'ottimismo della fede. Essere ottimisti o pessimisti è una questione collegata alla nostra personalità. Ma qui si parla di un'altra cosa, l'ottimismo della fede. Noi possiamo essere le persone più pessimiste della Terra dal punto di vista costituzionale e poi avere una fede tanto forte da essere ottimisti. Qualcuno ha detto la differenza fra ottimista e pessimista è che quando voi date a un pessimista un bicchiere
mezzo vuoto, dice mezzo vuoto, è mezzo pieno, l'altro dice mezzo vuoto, cioè in altre parole la stessa cosa può essere vista da due punti di vista diversi. Ma veniamo a Caleb. Perché Caleb era ottimista a 85 anni? Ne aveva fatto dei viaggi, aveva molto combattuto, ma per lui era importante fondarsi sulle benedizioni di ieri. Cioè, riguardando a quello che Dio aveva fatto con lui e per lui, egli acquista tanta forza per dire: dammi anche questo monte. Non ha detto: siccome sono anziano e non gliela faccio a salire sul monte, dammi una pianura. No, Mosè mi aveva promesso quel monte e io voglio quel monte. Come mai? Perché si può essere ottimisti nella fede? Il ricordo di queste benedizioni. Prima di tutto, egli ricorda un fatto, che aveva esplorato il paese di Canaan. L'aveva esplorato quando ancora il paese di Canaan non era stato conquistato. Ed era andato lì, e voi vi ricorderete, trovarono i giganti. Ritornò insieme con gli altri 11 esploratori, o 10 esploratori, e disse: è un bel paese, ci sono i giganti. Gli altri avevano detto: dinanzi ai giganti noi siamo come cavallette. Ma lui aveva detto: non ha importanza se siamo piccoli o grandi, Dio è con noi. Cioè, aveva visto un terreno favorevole. C'erano delle difficoltà. Il mondo nel quale viviamo è un mondo pieno di difficoltà. Troppo spesso, però, noi continuiamo a parlare di questo mondo pieno di difficoltà, di travagli della vita, le persecuzioni che ci vengono da dentro e da fuori, le incomprensioni, le delusioni. Ma non comprendiamo un'altra cosa, che Dio ci ha messo nel mondo. E che il mondo è il campo di Dio, e che Dio ha detto: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura, perché in pratica, in un mondo anche così difficile, è per noi una terra che deve essere conquistata. Signore, aiutaci stamattina. Dobbiamo esplorare il paese, ed esplorarlo significa vedere tutte le possibilità che Dio ci dà. Alcune testimonianze stamane hanno confermato questo. Troppo spesso diciamo: ho testimoniato, quella persona non si convertirà mai. Ma che ne sai? Ho tanto combattuto, ma non vincerò mai. Questa non è fede. Le persone più contrarie possono diventare bottino di Dio. Però presto o tardi la parola di Dio produce i suoi effetti. Non dobbiamo mai essere pessimisti e dire: questo Dio non lo può fare. Caleb andò e fece una relazione sincera, con sincerità di cuore, e disse: il paese è bello, è una terra stillante latte e miele, è una terra di colli e di valli, è una terra bellissima, ci sono i giganti, ma con l'aiuto di Dio noi li vinceremo. L'aveva detto quando aveva 40 anni, e si dice che la gente a 40 anni è piena di forza, ma a 85 lui dice la stessa cosa: dammi questo monte, io lo so che ci sono i giganti, gli Anakim, che poi sarebbero quelli di Anak, da dove veniva poi il grande gigante che combatté con Davide. Ma non mi interessa. Se Dio è con me, io lo vincerò. Ci sono le città fortificate, ma se Dio è con me, io lo vincerò.
Cioè, la fede ci fa vedere la realtà. Dobbiamo fare attenzione a non rendere i giganti più giganti di quelli che sono. È capitato a tutti, e io ricordo e lo ricorderete anche voi, quando eravamo bambini, forse un metro, forse 90 centimetri. E io ricordo come adesso un fatto che non mi sono mai dimenticato. Un certo giorno mi rendo conto che la mia ombra era molto più alta di me, perché il sole stava in un certo posto e l'ombra era diventata alta. E dissi, ma sono diventato alto così? Qualche altra volta però la nostra ombra è piccola piccola, secondo la posizione del sole. L'avete fatta questa scoperta, certamente. Perfino il fratello lì che è alto, qualche volta l'ombra è piccola. Ora noi non dobbiamo né minimizzare l'avversario, ma neanche ingigantirlo. Dio è onnipotente e Lui è con noi. Per questa ragione, dice Caleb, io ho seguito pienamente l'Eterno. I miei fratelli che erano con me si scoraggiarono e scoraggiarono il popolo. Ma io ho seguito pienamente l'Eterno, il mio Dio. Se voi leggete il passo di nuovo, vedete come Mosè parla del mio Dio, dice Mosè, e poi dice il tuo Dio, gli dice Caleb, e poi dice però il mio Dio, perché il Dio di Mosè era anche il suo Dio, come il Dio di Caleb è il nostro Dio. Dobbiamo fare attenzione a non scoraggiarci a vicenda. È facile, no? Se io sono avvilito, parlo con qualcuno, e se quello che è accanto a me non è ottimista nella fede, mi dice, certo, è una situazione che tu non risolverai mai. Il tuo caso è un caso irrisolvibile. E allora, avvilito, diventi ancora più avvilito. Non dobbiamo scoraggiarci a vicenda. Se non possiamo dire altro, possiamo sempre dire Dio è fedele, aspettiamo l'opera sua. Seguire pienamente l'Eterno voleva dire per Caleb essere una minoranza in mezzo a una maggioranza di scontenti e di pessimisti. Non arriveremo mai, non riusciremo mai. Che era successo? Ma come? Non avevano essi visto la potenza di Dio in loro favore? Certo. Tutti furono sotto la nuvola. Tutti passarono attraverso il mare. Tutti mangiarono lo stesso cibo. Tutti bevvero la stessa acqua. Prima Corinzi, lo conoscete il passo? Tutti, ma alcuni di loro, e Dio sia lodato che Paolo, esprimendosi per lo Spirito Santo, non vuole avvilire i Corinzi e dice alcuni di loro, quando invece erano la maggioranza. Ma cosa è successo? Perché? Perché molto spesso noi dimentichiamo quello che Dio ha fatto per noi ieri. Quante liberazioni hai ottenuto? Quante risposte alle preghiere hai ottenuto? Quante guarigioni hai ottenuto? Quanta forza Dio ti ha dato nei momenti difficili? E perché guardando avanti veniamo meno? Perché ci scoraggiamo? Che Dio ci aiuti a essere come Caleb, che seguì pienamente il Signore. Sono andato a vedere il testo, seguire totalmente il Signore. Sapete che vuol dire? Vuol dire arrendersi nella sua mano. Vuol dire rimanere fedeli
alle promesse che Dio ci ha fatto. Che ci ha promesso il Signore? A Caleb gli aveva promesso il monte, a noi ci ha promesso molto di più, eh? Ci ha promesso la gloria eterna. Le promesse di Dio sono sì e così sia. Qualunque sia la nostra situazione, guardiamo con positività alle promesse di Dio. E erano passati 45 anni. Guardate che Caleb poi aveva una mente così lucida. C'avevo 40 anni, sono passati 45 anni, ora ho 85 anni. Era passato più tempo della sua vita dopo la promessa che prima, ma lui la ricordava. Io so che mi è stata fatta una promessa 45 anni fa. Quanti anni so che ti sei convertito al Signore? Per alcuni saranno 50, per altri 45, per altri 30, per altri due giorni, per altri oggi. Non ha importanza. La promessa che Dio fa la mantiene in Cristo Gesù. Gesù ha detto: io sono con voi in ogni tempo fino alla fine dell'età presente. E poi? E poi noi saremo con Lui. C'è una promessa. Non importa se questa promessa è stata fatta tanto tempo fa. Signore, io ho pregato e tu mi avevi promesso che la mia famiglia si sarebbe convertita. Signore, sono tanti anni e ancora no. Lo farai ancora? Certo, perché Dio l'ha promesso e Lui mantiene le promesse. Signore, io ti ho pregato per mio figlio, per mia figlia, che si sono allontanati. È tanto tempo, ma tu mi hai fatto la promessa. Bella l'idea e la personalità di questo Caleb. Come sarà stato, alto, basso, non ha importanza, ma io me lo vedo come un uomo sorridente. Dio sia lodato per quello che ci dà. Dio sia lodato per la forza che ci concede. Che promessa gli aveva fatto Dio? La terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figli. Ma non c'erano gli altri? Sì, sì, gli altri? No, perché per la loro incredulità non ottennero la promessa. Ma Caleb non solo ottenne la promessa, ma se lo ricordava. Era la sua ricchezza. E a me sembra di vederlo, Caleb. 60 anni, 65, 70, 75, 80, 85. Ultimamente è stato scritto un bel libro, è stato pubblicato da Di Media, d'un fratello, un bravo servo di Dio, che è arrivato a 89 anni, non so se avete letto il libro, se non l'avete letto dovete prenderlo perché è bellissimo. A 89 anni ha detto: io sto per diventare nonagenario. E generalmente quando io ero giovane, prima di andare a fare il turista in una terra che non conoscevo, mi studiavo il paese che dovevo visitare perché volevo vedere le parti belle. Adesso, a quasi 90 anni, so che mi sto avvicinando per andare a visitare la terra di Dio. E allora voglio vedere un po' dalla scrittura com'è questo cielo che dovrò vivere per tutta l'eternità. Vedete, è un libro bellissimo perché è così positivo, è così ottimista, è così di benedizione. Il cielo. Ha voluto conoscere il cielo. Molte volte noi diciamo: io voglio andare in cielo, non mi importa di sapere com'è, quando vado lì così mi meraviglio. Invece questo no, ha detto: io voglio conoscerlo prima. Dio ha fatto delle promesse e le promesse che Lui ci ha fatto sono per noi. La promessa che Dio ci ha fatto è sì ed amen. Dammi questo monte. E qui la promessa produce l'effetto. L'ottimismo della fede dà delle risultanze.
Il risultato qual è? Adesso ho 85 anni e sono robusto, verso 11, e sono ancora oggi robusto com'ero al giorno che Mosè mi mandò. Era possibile? Non ci avrà avuto un qualche doloretto? Non ci avrà avuto un po' di artrosi? Ma certo. Ma non vedeva le sue sofferenze. Lui, dal punto di vista della fede, si sentiva forte come allora. Come allora aveva esplorato il paese ed aveva visto che era un paese stillante latte e miele, e quel monte che lui aveva visitato gli era tanto piaciuto. Non è scritto che lui disse io voglio quel monte, ma chissà quante volte noi abbiamo espresso un desiderio al Signore, L'abbiamo espressi? E anche i desideri che non abbiamo espresso con la preghiera, Dio li conosce. Non c'è scritto, ma fatemi usare un po' di fantasia. Mentre Caleb visita con gli esploratori, vede questo bellissimo monte e dice certo che questo mi piace tanto. Quando entreremo nella terra promessa, io prego Dio che sia la mia eredità. E mi sembra pure che l'ha guardato e l'ha girato, perché dice dove il tuo piede si è messo, dove il tuo piede ha calcato la terra. A me sembra che ha fatto un'esplorazione proprio di quello che a lui piaceva. L'hai fatta l'esplorazione di quello che a te piace in Dio? E Dio gli dice hai calcato la terra là? Ti piace quel posto? Io lo do a te e alla tua progenie. E vive con questa ricchezza di fede che vale più di tutta la ricchezza della terra. Gli altri ogni tanto si lamentavano, una volta gli mancavano gli agli, una volta le cipolle, un'altra volta la carne, ogni tanto gli mancava qualche cosa. Caleb non gli mancava mai niente. Non era un lamentoso. Caleb diceva Signore, mantienimi in vita, perché tu mi hai promesso che io debbo avere quella proprietà là, quel terreno là, quel monte là, e Signore, io so che tu lo mantieni. La tua e la mia vita è fondata sulle promesse del Signore. Non solo sono robusto, ma io posso combattere ancora. Le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere, tanto per andare e venire. Cioè, in altre parole, io ho ancora la forza per reagire. Non ho perduto la forza. Io posso andare e venire dinanzi a te, Signore. Dio ci aiuti. Egli uscirà ed entrerà e troverà pastura, dice Gesù, dei suoi. Andare e venire, cioè sono attivo, ma sono pronto anche a combattere. Perché so, Signore, che lì forse i giganti che ho visto sono morti, ma ci sono i figli. E guardate che i figli dei giganti sono una razza che non muore. I pericoli di ieri, le persecuzioni di ieri, i nemici di ieri sono morti, ma ci sono i figli che sono peggio, perché generalmente i figli sono sempre peggio dei genitori. Signore, però non mi impressiono, ci sono ancora gli Anakim, ci sono ancora i giganti, ma io non ho avuto paura allora e non ho paura oggi. Perché non fondo la mia forza sulle mie energie, ma fondo la mia forza sulle promesse di Dio. Io sono disposto ad andare, e se l'Eterno è con me,
Questo forse io lo userei meglio: se l'Eterno sarà con me, io li caccerò come mi disse l'Eterno. Sì, mi sento forte, mi sento sicuro, però ho bisogno del Signore che sia vicino a me. Perché se il Signore è vicino a me, vedrò l'adempimento della sua promessa. Signore, aiutaci. È una storia tanto lontana nel tempo, ma tanto attuale. Signore, dacci l'ottimismo della fede per continuare a vivere sulle tue promesse, per continuare ad aspettare queste promesse che si adempiono, per continuare a credere che la tua parola si adempie. E allora, non nel monte che poi Caleb ha dovuto lasciare, ma Dio ci ha promesso il monte eterno di Dio. Fino ad allora, ci aiuti lo Spirito Santo a avere questa visione di fede che ci fa dire, anche con Davide: ah, se non avessi creduto di vedere i beni dell'Eterno nella terra dei viventi. Tutti coloro che sono andati innanzi a noi e sono rimasti fedeli e che per fede hanno ottenuto le promesse, l'hanno ottenute come Caleb. Signore, aiutaci, perché possiamo in ogni circostanza, attraverso gli anni, non dimenticare che tu, che sei stato con noi ieri, sei con noi oggi e sarai con noi domani e adempirai le tue promesse.